commosso il mondo e che aveva comunque avuto un eco anche a Roma, anche al Vaticano. Tant'è che anche il vescovo d'Irlanda, visitando tra l'altro le celle di Noncash che abbiamo visto nelle immagini prima, nelle quali i detenuti subivano ogni tipo di sopruso, di violenza, pestaggi, tanto, a tal punto da scegliere volutamente di non uscire più dalle celle per svuotare i buglioni diciamo, dei propri rifiuti, addirittura svuotandoli sotto la porta o spalmando gli escrementi sulle pareti della cella, come si vede nelle immagini. Il fatto che le pareti siano in quelle condizioni è proprio il frutto di questo tipo di scelta. Noi non ci rasiamo più, non usciamo più per andare in bagno, non svuotiamo più quello che ci mettete a disposizione per i nostri bisogni, primo perché ogni volta diventa il pretesto per pestaggi, violenze di ogni tipo, ma anche perché appunto rifiutiamo la nostra condizione, non siamo detenuti, siamo detenuti politici, non siamo dei criminali comuni e quindi la nostra condizione è diversa rispetto a quella di chi è finito in carcere per criminalità e per reati comuni. Le cinque rivendicazioni vennero negate dalla Thatcher, lo sciopero della fame che era nato nell'80 proprio per rivendicare il diritto a indossare i propri abiti, il diritto a ricevere le visite dei parenti, a non compiere lavori in carcere come detenuti comuni, alla libertà di associazione e allo sconto della pena in caso appunto ci fossero le condizioni, vennero negati dalla Thatcher e quindi praticamente la protesta degli hunger strikers proseguì e si accentuò e dal 1º marzo Bobby Sands portò con sé altre 9 persone che lo seguirono in questo atto diciamo fortissimo e chiaramente lui morì il 6 a maggio e gli altri 9 che avevano iniziato lo sciopero un po' più in là nei giorni sostanzialmente lo seguirono in questa tragica fine nel corso dell'estate. Poi l'esperienza dello sciopero della fame di massa per fortuna non si è più compiuto. Voi immaginatevi la sofferenza dei parenti di questi militanti dell'IRA che decidevano di fare una scelta di questo tipo, dove appunto dovevano avere la capacità di trovare l'equilibrio tra la volontà di assecondare la battaglia dei loro figli, che era l'ideale di vita di chi aveva deciso di scegliere quel tipo di battaglia, e appunto la naturale propensione di un parente a salvare il proprio figlio che ha scelto di iniziare uno sciopero della fame. Molte mamme cercarono di interrompere lo sciopero della fame in maniera appunto volontaria, cercando di opporsi a questo gesto dei figli. Lo racconta bene uno dei primi film sulla vita di Bobby Sands, che è Una scelta d'amore, che è uscito tantissimi anni fa, forse in qualche vecchia VHS uno riesce anche a recuperarlo, in qualche vecchio DVD, però appunto non è chiaramente un film che si recupera molto facilmente. Ma appunto in realtà poi la volontà dei detenuti repubblicani di portare avanti quello sciopero arrivò alle estreme conseguenze e quindi potete immaginarvi diciamo, il martirio anche dei parenti. Io quando sono stato a Belfast ho avuto la fortuna, perché poi è stata la tomba di Bobby Sands, il cimitero di Milltown, che è questo cimitero, questo sacrario dei detenuti repubblicani, diciamo, dei martiri repubblicani che si trova alla periferia della città, in cui c'è proprio tutta un'ala in cui riposano oggi chi ha combattuto per l'Irlanda o anche chi è caduto vittima di attentati o di omicidi settari da parte appunto dei paramilitari unionisti. In quella parte di cimitero io sono riuscito a fotografare l'ultima volta che ci sono andato, prima delle varie profanazioni che hanno distrutto questa lapide, un'immagine di Padre Pio che per un pugliese è anche particolarmente, cioè una cosa che mi colpì molto, perché c'è una fortissima devozione degli irlandesi nei confronti di San Pio, di Padre Pio, oggi diventato San Pio, tant'è che in alcuni documentari in cui si vedono le immagini di Don Cash ci sono immagini di Padre Pio nelle celle di Don Cash tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, che è una cosa insomma per non di poco conto. E dopo l'ennesima profanazione ci fu una targa che la mamma di Bobby Sands, morta di recente, tra l'altro pochi mesi fa, o massimo un annetto fa è successo, aveva diciamo, dedicato al figlio, il cui testo è brevissimo, ve lo vorrei leggere, che poi purtroppo nei vari attacchi successivi è stata distrutta.
E dice: spesso resto sveglia la notte mentre gli altri dormono, faccio un giro lungo il viale del ricordo con le lacrime che sgorgano sulle mie guance. Nessuno può immaginare l'angoscia che a fatica cerco di nascondere. Alcuni dicono che con il tempo il dolore si placherà, ma i sentimenti che provo ancora oggi nel mio cuore sono identici a quelli del giorno in cui moristi. Perderti mi ha spezzato il cuore, dirti addio è stato un dolore enorme, ma il giorno più bello, quello in cui ci rincontreremo, deve ancora arrivare. Questa è la frase che la mamma di Bobby Sand, diciamo, affidò a una targhetta accanto appunto a, al posto in cui ci sono le, diciamo, dove c'è il corpo nel cimitero di Milltown, poi più volte danneggiato, di recente c'è stato anche un attentato proprio con l'esplosivo all'interno del cimitero di Milltown, che è veramente una delle cose, se mai doveste andare a Belfast, certo, visitare un cimitero anche, diciamo, con la sacralità che ha quel luogo, non è certo la passeggiata più semplice per lo spirito, però vi consiglio di farlo perché è veramente un'esperienza traumatica, ma nel senso forte, emotivo del termine. Vedere appunto quelle bandiere, quei colori, tricolori ovunque, e pensare che appunto è un luogo dove sono sepolti tutti quelli che hanno combattuto, quelli che anche in maniera fortuita e, diciamo, sono stati colpiti in quei 30 anni in cui morire nelle sale di Belfast era una cosa che uno doveva mettere in conto anche quando usciva. Cioè, quando 3600 morti in poco meno di 30 anni, Belfast, lo dicevamo prima, non sarà mai una città felice, perché è una città che ha conosciuto il coprifuoco, 30 anni di scontri di quella portata, le bombe nei pub, l'odio settario, i quartieri divisi, le postazioni rinforzate per evitare appunto i soldati dietro i sacchi di sabbia, fino sostanzialmente a 15 anni fa, 20 anni fa, non potrà mai avere uno spirito gioviale, non sarà mai una città allegra. Sarà sempre una città segnata, come sono segnate le mura di Belfast, con i murales che ancora oggi affascinano chi ci va e poi giustamente va in giro a cercare quelli più straordinari, perché poi sono proprio delle manifestazioni di arte a tutti gli effetti, anche di odio settario, però c'è anche una simbologia forte, i simboli, la lodola, i simboli appunto della propria parte, ognuno li rivendica e li ostenta, e quindi, per dire, una città di questo tipo dove su ogni parete, su ogni palazzo c'è una lapide che ricorda: qui venne ucciso il volontario, qui cadde, qui fortuitamente venne ucciso dai proiettili di gomma, perché l'esercito inglese e la polizia sparava proiettili di gomma ad altezza d'uomo e ci sono state centinaia di persone ferite gravemente per quelle che erano appunto le rappresaglie o il tentativo di fermare anche manifestazioni o disordini che finivano appunto con la polizia che sparava proiettili di gomma ad altezza d'uomo. Quindi, per una città del genere non sarà mai una città felice, però è una città che ha un fascino straordinario. Io l'altro giorno cercavo su Instagram, un social network esploso negli ultimi anni, non chiaramente un social network che c'era in quell'epoca, ma soprattutto nemmeno diffuso 10 anni fa come lo era Twitter. Ho cercato con l'hashtag Bobby Sand quanti risultati potessero venire fuori. Vengono fuori quasi 7000 risultati. A pensare che ci siano 7000 ci siano 7000 fotografie in un social network esploso comunque negli ultimi 2 o 3 anni in Italia, che ricordano Bobby Sand, perché sono appunto immagini del murales a Falls Road, cioè dove c'è la sede dello Sinn Féin, o che siano murales in giro per la città, o che siano copertine dei libri dedicati a Bobby Sand, che siano appunto immagini dei film. Pensare che ci siano comunque 7000 persone che negli ultimi anni abbiano postato, come si dice, una foto su Instagram dedicata a Bobby Sand, è comunque un numero che fa riflettere, perché non stiamo parlando di un tema leggero, di un tema allegro, stiamo parlando di un tema, di una storia drammatica avvenuta 37 anni fa a migliaia di chilometri. Che ci sia ancora una suggestione così forte, è il motivo che ci ha spinto stasera a essere qui, a parlare di un ragazzo di 27 anni che avrebbe potuto continuare a fare sport in una squadra in cui giocava con ragazzi protestanti che poi successivamente si sono arruolati e lui ha trovato dall'altra parte della barricata, che avrebbe potuto condurre una vita normale, che invece ha scelto di combattere con quello che era l'esercito di liberazione più forte d'Europa per cercare di liberare quella parte dell'isola d'Irlanda occupata dagli inglesi e per ricostituire un'isola, ripeto, libera, democratica e sovrana. Pensare che quella storia ancora affascini così tanta gente è comunque,
un segnale forte ed è la dimostrazione che quella di Bobby Sand è veramente una forse delle figure più suggestive che il Novecento ci abbia regalato. Io se avete cose da, da commentare, curiosità, anche se Paolo, Alberto hanno... No, va benissimo, cioè se, se, se appunto qualcuno di voi ha qualche domanda, qualche commento da fare dopo questa bellissima esposizione fatta da Pierluigi, direi che è il caso di approfittare della sua presenza per appunto porre qualche questione o fare qualche osservazione. Io quindi ho degli amici, giusto per la cosa che mi è venuta in mente, che hanno in inglese un tatuaggio con la nostra vendetta sarà il sorriso dei nostri bambini, che è una frase che Bobby Sands scrive nel diario immaginando appunto un futuro diverso per l'Irlanda, immaginando che tutti tutti i soprusi subiti dal popolo irlandese nel corso degli anni sarebbero stati nascosti, vendicati e superati dal sorriso dei bambini irlandesi che magari vivendo in un paese libero sarebbero appunto riusciti finalmente a sorridere e a dimenticare tutto quello che è stato il conflitto in Irlanda del Nord nel corso dei decenni. Poi c'è un'altra frase in gaelico, Tjóðfáidarlag, spero di pronunciare, poi alla fine nei film uno... Tjóðfáidarló. Esatto, esatto, poi alla fine la pronuncia è veramente suscettibile di... Tutti pronunciata male. Esatto, chissà quante volte, ma chissà quante volte male, che appunto il nostro giorno verrà, che è una delle frasi più suggestive, insomma, diciamo, dei tanti canti gaelici che la storia di Bobby Sands, la storia dell'Irish Republican Army ha portato fino a noi. Appunto, pensare che ci sono delle frasi gaeliche che conosciamo anche noi ci fa pensare a quanto appunto quel mondo poi alla fine è un mondo che ci ha affascinato, perché altrimenti diciamo, non potrebbe accadere che l'antica lingua dei Celti e alcune espressioni in quel dialetto, in quella lingua, possano essere comunque quasi di uso comune per noi in Italia già da anni. Vediamo se... Ah, una cosa chiaramente che è necessario dire, molti si chiedono, in questi anni non succede quasi più nulla, certo rispetto a quello che è stata l'Irlanda del Nord negli anni 70, negli anni 80, sostanzialmente fino agli accordi di pace del 98 e poi fino al cessate il fuoco, fino a quando l'IRA con questo messaggio di Sean Walsh a volto scoperto ha annunciato il cessate il fuoco e la distruzione del proprio arsenale. Diciamo, fino a quegli anni, cioè quello che succede oggi è nulla rispetto a quello che è successo fino a quelle tappe in particolare, però molti si chiedono oggi cosa potrà succedere se la Brexit dovesse appunto procedere secondo l'iter e se appunto davvero la Brexit può riaccendere tensioni forti, perché è ovvio che la scelta dei britannici è stata quella di uscire dall'Unione Europea, ma i nordirlandesi non ci volevano uscire, tant'è che l'esito del referendum, il dato me lo sono segnato perché a memoria non me lo ricordo mai, mentre appunto nel resto della Gran Bretagna è stato 52 a 48 per la Brexit, in Irlanda del Nord è stato 56 per chi voleva restare all'interno dell'Unione Europea. Pensare che oggi l'uscita della Gran Bretagna dalla Brexit possa anche ricostituire un confine tra le due Irlande, cosa che non c'è più da quando gli accordi di pace hanno previsto che non ci fosse più un confine fisico reale tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda. Difficile prevedere cosa potrà succedere, però ripeto, è vero che oggi la scelta di quel giugno del 2016 del popolo britannico di lasciare l'Unione Europea potrebbe avere ripercussioni, anche riaccendere tensioni forti in un'area dove sostanzialmente ora stanno tornando a vivere senza lo spauracchio davvero della violenza ad ogni angolo. Questo, ripeto, è uno scenario che è difficile prevedere, che però secondo me va tenuto d'occhio per chi ha a cuore la storia dell'Irlanda, perché sicuramente, ripeto, il cammino intrapreso da Londra avrà sicuramente ripercussioni anche sulle tensioni tra le due comunità, e vedremo, ripeto, cosa potrà succedere. A questo proposito vorrei informarvi che in questi giorni è in stampa il nuovo numero del nostro trimestrale Dialogo Regionalista, con tra l'altro un articolo di Riccardo Michelucci, che è un altro dei pochi autori che ha dedicato la sua attività al mondo dell'Irlanda, alla storia dell'Irlanda e alla storia di Bobby Sands e degli Angus Strikers, proprio dedicato agli sviluppi che ci potranno essere dopo l'uscita della Brexit, dopo la frase della Brexit, proprio in quelle zone, cioè l'eventuale ristabilimento di un confine e quindi di una separazione un po' più rude
di quella che c'è oggi rispetto alle due Irlande. Questa era un'informazione di servizio. Esatto, io vi leggerei al volo, nonostante la mia voce nasale e il mio accento pugliese, che non è propriamente il massimo, però diciamo, lo faccio con uno spirito positivo. L'ultima pagina del diario di Bobby Sands, che riuscì a scrivere appunto in quel 17 marzo, prima che le condizioni non gli consentissero più, diciamo, di proseguire. Eccola qua. Allora, c'è un passaggio che mostra anche il cinismo e c'è proprio la cattiveria, diciamo, del direttore del carcere. Oggi è la festa di San Patrizio e come al solito niente di nuovo. Sono stato a messa, con i capelli tagliati stavo molto meglio. Non conoscevo il prete che ha detto la messa. Gli inservienti distribuivano il cibo a tutti quelli che tornavano. Hanno provato a darmi un piatto pieno, me lo hanno messo sotto il naso, ma io ho tirato dritto come se non ci fossero. Oggi ho ricevuto due giornali e, piacevole novità, c'era l'Irish News. A ogni modo ricevo tutte le notizie dei ragazzi. Ho visto uno dei dottori questa mattina, un tipo sbarbato, mi sfibra. Il mio peso è di 57,50. Niente lamentele. Il direttore del carcere è venuto da me e mi ha detto aspramente: vedo che stai leggendo un libro breve, meglio così, se fosse lungo non riusciresti a finirlo. Ecco che gente sono, maledetti. Non importa, è stata una giornata lunga. Pensavo allo sciopero della fame, la gente dice tante cose del corpo, ma non vi fidate. Io penso che ci sia davvero una specie di lotta. Prima il corpo non accetta la mancanza di cibo e soffre per la tentazione del cibo e per altri fattori che lo tormentano in continuazione. Il corpo reagisce naturalmente, ma alla fine tutto ritorna alla considerazione primaria, cioè alla mente. La mente è la cosa più importante. Se non hai una mente forte per resistere a tutto, non ce la fai. Ti manca ogni spirito combattivo. Ma dove ha origine questa forza mentale? Forse dal desiderio di libertà, ma non è proprio certo che venga da lì. Se non riescono a distruggere il desiderio di libertà, non possono stroncarti. Non mi stroncheranno perché il desiderio di libertà, la libertà del popolo irlandese, sono nel mio cuore. Verrà il giorno in cui tutto il popolo irlandese avrà il desiderio di libertà. Sarà allora che vedremo sorgere la luna. Diciamo, è il passaggio conclusivo, l'ultima pagina del diario che Bobby Sands riuscì a scrivere, forse la più significativa, quella anche che dimostra davvero il cinismo e la cattiveria dei secondini e del direttore del carcere di Long Cash, che tra l'altro di recente è stato anche al centro di un tentativo di rimodulazione. Si era detto che volevano farne un museo della memoria, che volesse un destino di quell'area, che evoca comunque, è comunque una pagina terribile della storia dell'Europa, che non può essere cancellata, non può essere cancellata totalmente, perché sarebbe veramente un modo per nascondere quello che è successo in quelle gabbie, in quel luogo di tortura a tutti gli effetti. Quindi appunto chissà cosa succederà, così come c'era un lunghissimo progetto per eliminare la linea della pace, la Peace Line, il cordone delle strade di Belfast, che doveva, diciamo, essere smantellata nel corso di 10 anni, a partire da qualche anno fa. Quindi l'ipotesi era che iniziassero i lavori nel 2013 e finissero nel 2023. In realtà è tutto così. In quello sono anche un po' italiani, nel senso che quelle cose le annunciano, però sostanzialmente non è detto che succedano. E quindi appunto anche questo progetto di eliminare la linea della pace nel stato di Belfast è lì. È ancora una cicatrice che chiunque può vedere andando a visitare la città, anche se in molte parti sono state smantellate, però ci sono ancora tratti in cui ci sono le gabbie, magari i tornelli sono aperti rispetto a come erano nelle notti più buie, in cui la notte non potevi girare o dovevi passare attraverso i controlli anche se volevi andare da una parte all'altra della città. Io dico, poi tra l'altro, insomma, ancora oggi ci sono le marce orangiste, ci sono questa rievocazione che i protestanti attuano a luglio per rievocare la vittoria dei protestanti sui cattolici, cioè quando le truppe di re Guglielmo d'Orange vinsero sulle truppe del re cattolico Giacomo III nel 1690 lungo il fiume Boyle. E quindi ancora oggi ci sono manifestazioni dei protestanti che rievocano questa supremazia sul mondo cattolico e diventano davvero il pretesto per scontri che si verificano ancora oggi, al di là del fatto che la pacificazione ha avuto un processo vero, però quelle sono ostentazioni di odio settale tali che ancora oggi davvero danno vita a incidenti che si registrano tutti gli anni a luglio. C'è anche chi parte dall'Italia per vivere questi momenti di tensione, per partecipare a queste cose, insomma, in gran parte succede che lo facciano la parte repubblicana, diciamo, che vadano per dare man forte ai cattolici e repubblicani irlandesi che si oppongono al passaggio e che quindi, insomma, tentano in qualche modo di contrastare questa marcia degli orangisti.
Ripeto, se avete altre cose o se Alberto... C'è il signor Raffondo? Io vorrei solo far notare che qualche mese fa in Sardegna è morto facendo lo sciopero della fame, certo, sì. Per sciopero della fame. Il Bobby Senz'altro, sì. E non è stato trattato molto bene neanche dal punto di vista medico, perché non so se solo l'ultimo giorno l'hanno portato in ospedale, quindi... Sì, dottore Meloni, infatti, gli ultimi giorni avevo ristampato questa parte. Noi pensiamo di abitare in una repubblica libera, in realtà, sì, in realtà ci sono anche tanti dubbi al riguardo. Sì, sì, c'è anche chi appunto porta avanti anche le sue idee di libertà mutuando un gesto estremo tale. In effetti è vero, è pazzesco che in Italia, diciamo, è vero, se ne è occupata Repubblica con questa pagina, qualcos'altro ho trovato altrove, però non è che abbia avuto il clamore che forse una storia del genere meriterebbe, perché alla fine è sempre un cittadino italiano che segue delle idee che magari uno può anche non condividere, sono idee, e pensare che uno possa fare un gesto di questo tipo e avere magari una pagina su Repubblica e il silenzio totale del resto del mondo dell'informazione fa pensare anche su quanta sensibilità il mondo dell'informazione ha oggi. Però vabbè, sulla mia critica al mondo dell'informazione potremmo fare un altro convegno, ma non lo facciamo. Sì, è vero, tra l'altro anche altrove è successo che, vabbè, in Ucraina è successo di recente che ci fossero scioperi della fame portati avanti fino alle estreme conseguenze, però ripeto, sì, è vero che sia passato quasi sotto silenzio un episodio avvenuto in Italia e fa pensare comunque. Qualche altra domanda, qualche altra osservazione? Bisogna anche dire che gli irlandesi, gli indipendentisti irlandesi si sono trovati in una posizione abbastanza favorevole dal punto di vista mass mediale allora. Certo. Perché di lingua inglese tra Stati Uniti d'America e Inghilterra, quando poi è successo che questi detenuti della sinistra turca tra il 1999 e il 2001 hanno fatto lo sciopero della fame nelle carceri, sì, turche, che allora non erano di Erdogan ma erano kemaliste, sì, ne sono morti 200 e tutto il mondo manco l'ha saputo, proprio come io non sapevo di questa cosa di questo indipendentista, sì, 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 sardo. Esatto, sì. Mi cerco la data, Pezzi di Repubblica è del 6 luglio del 2017, cioè poco più di un anno e tre mesi fa. Sì, sì, devo dire che vabbè, la battaglia dell'Irlanda ha goduto di una certa simpatia internazionale, un po' perché è vero, in America tanta gente di origine irlandese ha sostenuto anche a distanza. L'Europa sicuramente ha parteggiato, pur nel suo silenzio, ha comunque parteggiato sicuramente più per la battaglia del... Poi in Italia è facile essere, prima lo dicevamo, c'è una sintonia naturale con gli irlandesi, è più facile che siano simpatici gli irlandesi che gli inglesi. Abbiamo in comune, non lo so, il cattolicesimo, la passione per la musica, una certa cordialità, li chiamano gli italiani del nord. Prima sentivo, facevo riferimento a una frase di uno scrittore irlandese, sono gli italiani senza, cioè gli italiani sarebbero gli irlandesi senza ombrello, cioè c'è un qualcosa che ci accomuna anche nello spirito, nel modo di intendere la vita, anche nell'arte, nella musica, nella letteratura. Quello c'è un popolo pazzesco, perché sono quattro gatti ma hanno prodotto dei premi Nobel per la letteratura, che considerando quanto sono pochi, cioè, dimostra quanto anche fermento culturale abbia un popolo, e forse è proprio l'oppressione straniera che poi alimenta quella voglia di produrre anche dal punto di vista artistico, quello slancio culturale che nasce dal fatto che tu sei stato per secoli sotto il controllo britannico, poi da un secolo solo sei libero in una parte dell'isola, e magari veramente questo tipo di prevaricazione ha portato ad accentuare l'indole, la produzione musicale, artistica, letteraria. Sicuramente appunto un popolo che ha degli stimoli straordinari, anche nella musica, se pensiamo, non sono tantissimi, un popolo di 4 milioni e mezzo di abitanti che ha prodotto delle star internazionali, dagli U2 a Bob Geldof, ma senza che facciamo l'elenco, cioè chiunque di noi saprebbe elencare 4-5 grandi artisti irlandesi, ma non penso che accada la stessa cosa per altri paesi, perché hanno davvero una straordinaria
capacità artistica che probabilmente è stata anche forgiata da tutto ciò che hanno subito nel corso dei secoli. Qualcun altro, signor Lanfodo? Intanto la ringrazio per la sua esposizione. No, grazie a voi per essere qui. Della vicenda di Bobby Sands, mi veniva da dire, abito in Bretagna, e mi veniva da dire che anche la Bretagna in termini di creatività musicale non scherza. Forse anche la voglia dello spirito indipendentista. È una caratteristica molto dei popoli di quell'area. Volevo sapere, secondo lei, oggi, a tanti decenni dal martirio di Bobby Sands e di tutti i suoi compagni del blocco H, cosa rimane di questo che volgarmente potremmo chiamare messaggio, comunque di questo sacrificio? Cosa c'è di attuale nella vicenda di Bobby Sands e, ripeto, di tutti gli altri che sono morti dopo di lui in questa famigerata area chiamata blocco H di questo carcere terrificante? Il fatto che oggi siamo qui a parlarne già ci dà l'idea che comunque non siamo tanti. No, vabbè, ma non saremmo tanti, cioè, per esempio, che se non si parlasse di, diciamo, di personaggi della TV, probabilmente in nessun contesto si sarebbe in tantissimi. Cioè, per dire, alla fine è anche normale che davanti a temi di un certo tipo non si possa pretendere che ci siano delle masse enormi, no? Stiamo parlando comunque di una storia forte, avvenuta tanti anni fa, non ci si può aspettare che ci sia lo stesso pubblico dello youtuber che riempie la Feltrinelli perché ha prodotto un nuovo disco, ma è pure naturale che sia così. Però se a 37 anni di distanza c'è chi ancora si appassiona, si emoziona, pensando che un ragazzo ha scelto di fare lo sciopero della fame fino alle estreme conseguenze per rivendicare i diritti da detenuto politico e per accendere i riflettori sulla voglia dell'Irlanda di essere un paese libero, vuol dire che comunque qualcosa è rimasto. Poi ripeto, non potrà mai essere una lettura di massa quella di Bobby Sands, nonostante il diario della Feltrinelli sia stato pubblicato 30 anni fa, sia stato ripubblicato un numero di volte infinito, quindi ci sono generazioni di italiani che hanno a casa il diario di Bobby Sands. Questo è anche un bel segnale, se vogliamo, cioè una lettura di un certo tipo che non è scontato che ci sia, così come non è scontato appunto che 20 persone decidano di parlare di un ragazzo che è morto per la libertà dell'Irlanda 37 anni fa. Cosa rimane? Non è facile dirlo, bisognerebbe capire cosa è rimasto in Irlanda del Nord di quel messaggio, cioè se davvero oggi sono felici del fatto che comunque ci sia una certa pacificazione, anche se... Io a questo mi riferivo. Cosa rimane in Irlanda del Nord? Quello di... Ci sono ancora dei movimenti che ritengono che la memoria di Bobby Sands non sia stata onorata e che lui oggi, lo diceva in un'intervista, una delle rare interviste, la sorella Bobby, che comunque viene considerata una che guida ancora oggi un'ala dell'Ira che ancora, diciamo, si oppone alla pacificazione. Bobby piangerebbe se scoprisse che ancora oggi nelle strade di Belfast c'è l'Union Jack che sventola sui palazzi e ci sono in alcune parti della città i colori della bandiera britannica e non siamo ancora un'isola libera, unita, indipendente e sovrana. Quindi ovvio che c'è sempre una parte della popolazione che non ha accettato gli accordi di pace. Io non sono, diciamo, su quella vicenda non sono uno che si lancia in considerazioni del tipo sì, in effetti, però l'Irlanda non è ancora libera, perché comunque noi non siamo lì, non abbiamo mai rischiato di saltare su una bomba, non abbiamo mai rischiato di morire per strada, quindi non è facile pensare, però avrei voluto che il processo di pace andasse diversamente, che l'Irlanda tornasse viva, libera. Noi non abbiamo mai rischiato, cioè quella storia ci appassiona per lo slancio che esercita su di noi, ma non siamo nati lì e non abbiamo mai rischiato la vita. Se fossimo nati lì e avessimo passato le giornate che erano passate i nord irlandesi, forse oggi brinderemmo al fatto che la gente non muore più per strada e che uno possa uscire la sera e andare al pub senza pensare di saltare in aria. Quindi, diciamo, di quel messaggio cosa è rimasto? È rimasto sicuramente una consapevolezza identitaria forte del popolo irlandese. Tra l'altro la storia dell'Irlanda cambierà per forza, primo perché anche questo, come dicevamo prima, la storia della Brexit probabilmente porterà l'Irlanda, sia la Repubblica che l'Irlanda del Nord, a scegliere di realizzare un referendum per capire dove vogliono andare,
E poi soprattutto, a differenza dei protestanti, i cattolici, che sono ancora oggi lì la parte più popolare della, diciamo, dei residenti, fanno innegabilmente più figli degli altri. Quindi tra un po' non saranno più minoranza i cattolici e i repubblicani in Irlanda del Nord, diventeranno maggioranza. Quindi non è difficile pensare che tra qualche anno un referendum per dire: volete ancora che la parte, le sei contee rimangano con la Gran Bretagna, oppure rivolete un'Irlanda unita con tutte e 32 le contee? Non è scontato che non possa finire in favore, diciamo, dell'Irlanda unita. Quindi di quella battaglia compiuta da Bobby Sand oggi rimane, secondo me, questo, che probabilmente a distanza di anni qualcosa succederà, e magari tra 10 anni ci sarà un paese unico con Dublino capitale, e il sogno di Bobby Sand si sarà realizzato molto molto più tardi, ma si sarà realizzato. Difficile prevederlo, secondo me resta quello, resta l'immagine forte di un'icona che ancora oggi accende gli animi e appassiona migliaia di persone a distanza di chilometri, a distanza di anni, e lì resta un messaggio, che probabilmente quello di un sogno che probabilmente oggi non si è ancora realizzato, ma magari tra 7 anni si sarà concretizzato. Magari tra 7 anni l'Irlanda sarà un paese unico, come sognavano Michael Collins, come sognavano gli eroi dell'insurrezione di Pasqua, e come sognavano tutti quelli della martoriata Irlanda del Nord che sono morti a Long Cash e non sono riusciti a vederlo, forse non sono riusciti a vederlo nemmeno i loro figli, ma chissà che nel 2025 l'Irlanda non possa essere un paese unito. Prevederlo è sempre difficile, prevedere la politica di casa nostra, riuscire a immaginare uno scenario a distanza è ancora più complicato. Quello che resta, secondo me, è quello. No, grazie a lei. C'è qualche altra domanda? Ok, allora io direi che a questo punto non possiamo far altro che ringraziare per Luigi, per questa sua conferenza, che ci abbia dato molto. Grazie, e ringraziare voi per la vostra presenza, e poi ringraziare ovviamente Paolo Guidobassi per averci appoggiato in questa iniziativa, e visto che è presente, ringraziare anche la nostra amica Paola Bonesu, che la prossima settimana, a proposito di eventuali referendum che si svolgono in territori dell'Unione Europea, ci esporrà la sua idea su questo concetto. Cosa succederà in Scozia dopo la Brexit? C'è spazio, non c'è spazio, c'è volontà, c'è iniziativa per fare un secondo referendum? Vi invito a venire qua venerdì prossimo e Paola ci spiegherà, visto che lei tra l'altro è aggiornatissima su tutte le situazioni politiche scozzesi e non, ci informerà su questa situazione e sugli scenari futuri dei prossimi anni della Scozia. Grazie mille a tutti, grazie, ricordo buona serata. Chi vuole approfittare di Pierluigi per acquistare il suo libro e farselo autografare, grazie a tutti e buona serata. Grazie ancora.